Sembra una foresta amazzonica. Ed è difficile da percorrere esattamente come una foresta amazzonica. Magari nelle foreste amazzoniche sta scomparendo tutto perché devono fare delle coltivazioni intensive di soia transgenica, capito? Mentre qua invece fortunatamente qualcosa si salva. La natura diciamo si così. Riappropria. Siamo nel cuore del parco di Veio. E qui, in questa meravigliosa foresta, che è veramente molto estesa, ci sono tantissime tombe etrusche, fortunatamente non ancora scoperte. No, o anche scoperte, ma comunque del tutto disconosciute. Meglio così. Assolutamente. Meglio così. Guardate che alberi. Coperti di foglie, di liane, guardate, poi questo è il clima qui d'estate, vedete, il clima eccezionale, un clima caldo umido che è l'ideale per queste foreste. Allora parliamo della denuncia che abbiamo testé presentato. Ciao ragazzi, buongiorno, buon sabato, oggi è sabato 27 e come quasi ormai tutti i sabati, proprio di prassi, noi festeggiamo il sabato, produciamo una denuncia. Una denuncia, ma è anche il succo della nostra consapevolezza che viene in qualche modo diciamo certificata. Dimostrata anche dal fatto che ci troviamo qui in questi in boschi, laddove qualcun altro chissà dove andrebbe a fare la presentazione di queste denunce. Noi siamo tra i boschi perché ci riconosciamo nella natura vera, questa è la natura vera, non è quella raccontata dai cazzari. Questa è la denuncia. Queste sono le nostre firme. C'è anche il timbro stavolta. C'è anche il timbro. Allora, non manchi il timbro in Italia. Allora, denuncia contro Jorge Bergoglio. Jorge. Si chiama come me, guarda. Poi Giorgio Jorge, Napolitano. Jorge Napolitano. Giorgio Vitale. Henry Letta. Chiamiamoli con la loro vera discendenza, no? Discendenza. E poi la sora Emma la dolce, sì. Oppure Emma quella di quella Pride and Prejudice. Sì, sì, sì. Ti ricordi di Jane Austen, eccetera. E poi c'è Angelino che c'è anche lui c'è. Deriva da una bella tradizione culturale, ovviamente. Esattamente. No? E poi Luigi. Come tutti gli Alfano, giustamente. Allora, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso atto, formalizzato un fatto, e cioè che c'è un tizio molto discusso. Sì, ma non entriamo nel merito della persona, entriamo nel merito del fatto molto che ci ha spinto a muoverci. Che è sotto indagine in molte procure, in molti paesi, e che, guarda caso, è un gesuita eletto in questo momento al Sacrosoglio, che viene qui a casa nostra l'8 luglio e ci dice, bontà sua, quello che dobbiamo fare o quello che non dobbiamo fare, il che già potrebbe in qualche modo essere, diciamo, un'usurpazione violenta del diritto di ospitalità che noi riserviamo a tutti gli ospiti, quindi anche un capo di Stato straniero, seppure sovrano assoluto teocratico, per rispetto dell'uomo. Alla pariglia. Per rispetto dell'uomo, dell'individuo, della persona umana, no? Noi italiani rispettiamo tutti. Però, siccome non basta il rispetto naturale che hanno tutti gli italiani, no, questo viene qui anche, e ci dice. E ci anche dice, quelli che arrivano con le barche. Ci dice, guardate, che il vostro diciamo, senso dell'ospitalità non deve avere un limite come tutti i sensi, no, deve essere infinito. Certamente. Voi dovete accogliere. In nome della globalizzazione. Oh, e allora però. E soprattutto della globalizzazione. A questo punto abbiamo detto, ma perché dobbiamo accogliere solo noi? Cioè, accogli anche tu, accolgano anche gli altri, no? E quindi ci siamo andati a vedere la legge fondamentale del 2012 della Città del Vaticano. No, non è del 2012, è 2002. No, adesso ci arriviamo. La legge fondamentale. Riferimenti legislativi Vaticano, legge fondamentale
è del 2000, è vero, hai ragione, scusa. E poi, visto che c'eravamo, ci siamo andati anche a studiare tutte le altre leggi. Promulgata in nome di Gesù Cristo, Signore dell'Universo. Certamente. Bontà sua. Certamente. E allora, fra l'altro, ci siamo andati a leggere... Cioè, gli altri non sono... La legge... Buddha non è Signore dell'Universo. Aspetta. Confucio non è Signore dell'Universo. Ma nessuno, per carità. Cosa lì? Buddha. Maometto non è Signore dell'Universo, solo Gesù Cristo, sì, è Signore dell'Universo. Allora... Papa Benedetto. A Giove non è Signore dell'Universo. Allora, Papa Yahweh non è Signore dell'Universo, è Gesù Cristo. Vabbè. Dai. Papa Benedetto XVI ha emanato nel 22 febbraio del 2011 la cosiddetta legge 131. Voglio sapere, sarei curioso di sapere quanti conoscono la legge 131, ma noi ce la siamo andati a studiare. Certamente. E allora è esattamente la, diciamo, didascalia è sulla cittadinanza, la residenza e l'accesso. Allora vediamo che cosa dice il signor Jorge Bergoglio e i suoi predecessori a proposito dell'accoglienza, dell'ospitalità. Certo. No? Vediamo, ce lo dice a noi, andiamo a vedere cosa dicono loro per se stessi. Articolo 9, titolo di accesso. Punto 1. Salva la parte del territorio vaticano in cui è consentito il libero accesso, coloro che non sono cittadini o non hanno la residenza nello Stato devono munirsi, per accedere ad esso, di un permesso rilasciato dal governatore secondo le modalità che verranno stabilite con regolamento. 2. Il permesso può essere rifiutato qualora ricorrano giusti motivi. 3. Il permesso consente di rimanere a Città del Vaticano per il tempo corrispondente alle esigenze in relazione alle quali è stato concesso. Oh. Poi vediamo gli altri punti. Dunque, il signor Bergoglio a casa sua invece accoglie dopo richiesta, non prima vengo e poi ti faccio la domanda, ma prima mi domandi e poi, se mi sei simpatico, se mi fa comodo, eccetera, 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 tutte le considerazioni di filtri, ti faccio entrare, ma solo per il tempo necessario affinché tu possa espletare le richieste che tu ma magari uno che passa lì, vede un turista che gli scappa un bisogno, chiede il permesso e vai di andare nei cessi. 10 minuti, 10 minuti. Sì, momento. Intanto che aspetta l'ok da parte della gli caga in piazza del Vaticano per forza, no? Allora la risposta gliela danno dopo 20 anni. Articolo 12, divieto di accesso. Punto 1, quando sussistano giusti motivi può essere interdetto l'accesso alla Città del Vaticano. Punto. Per il divieto temporaneo di accesso si applicano le disposizioni della legge in materia di modifiche al sistema penale, legge 227esima del 14 dicembre del 94. No, è per fortuna che fino a poco tempo fa i criminali che volevano sfuggire alla giustizia reale dello Stato se nascondevano nelle chiese ed erano tutti ben contenti di proteggerli. Certo. Ecco. Allora, poi, punto 2, questa è molto bella. Coloro che si trovano nella Città del Vaticano senza necessarie autorizzazioni o dopo che esse siano scadute o revocate possono essere allontanati. Con mano semplice. Articolo 16. Con la mano semplice delle guardie svizzere che notoriamente non sono tenere, sono tenere pulselle. Sì, appunto. Articolo 16. Le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni della presente legge sono stabilite con legge e regolamento, eccetera, 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 eccetera. Tralascio il resto. Quindi, cari amici, il signor Jorge Bergoglio viene a casa nostra a dirci di trasgredire a una legge dello Stato che nostro, è quella decisa dal Parlamento e quindi fino alla prova contraria da applicare, in combutta con i signori Faccetta Nera, con il signor Jorge Napolitaner, esatto, eccetera, eccetera, e il signor Enrico Letta, tutti ovviamente facenti parte di una bella combriccola che noi sappiamo bene da che parte sta. E che cosa succede? Succede che oltre a voler far trasgredire i cittadini, lui a casa sua fa proprio quello che facciamo noi, anzi molto peggio perché la legge Bossi-Fini in realtà regola l'espulsione, non l'ingresso, perché l'ingresso viene accettato comunque. Certamente. Perché è nello stato di difficoltà e queste povere persone sono assistite da
cooperative, vedi a 200 euro al giorno, esattamente, vedi caso di tutte di proprietà dello Stato del Vaticano. No, aspetta, e in mezzo c'è pure il signor Letta in mezzo, certo. Che va a sollecitare le autorizzazioni per i campi profughi, esattamente. Non entriamo, cosa per cui è sotto processo, è sotto indagine, e il processo non so se è stato instaurato, incardinato o no, comunque è sotto indagine. Roba del 2010, no, 2008, del 2008. Quindi, allora, vediamo lo sviluppo di questa cosa. Allora, proprio per cercare di dare un senso a tutto quello che lui va dicendo in giro, il signor Francesco, incomincia a emettere dal 8 luglio di quest'anno, no, dal 7 luglio di quest'anno, ha cominciato a emettere una serie di disposizioni, di leggi motu proprio. E infatti c'è la lettera apostolica in forma di motu proprio del Sommo Pontefice sulla giurisdizione degli organi giudiziari della città del Vaticano in materia penale, in materia di reati amministrativi, reati di pedofilia, eccetera. Soprattutto quelli tutte sono più banalità, io qui non l'ho allegata, sono di una demenzialità assoluta, che dicono tutto e non dicono niente. Esattamente, è quello che deve servire a loro. Quello che serve a loro, classico. Hanno sempre detto delle cazzate. Sono 2000 anni che basta leggere la parte dell'omelia che qui è allegata, dell'omelia che ha fatto a Lampedusa, per vedere che è un tritacarne dei cervelli. Certamente. Cioè serve solo ed esclusivamente per tritare i cervelli dei deboli, no? Che gli dici una parola incomprensibile e loro entrano nel pallone, nel marasma, poi ti portano dove vogliono loro, no? Allora, l'antefatto lo tralasciamo. E si mettono a cantare Veni Creator Spiritus. Lasciamo stare tutto l'antefatto. Esattamente. Del fatto già abbiamo parlato, ma parliamo allora dello scenario generale. Lo scenario generale che cosa dice? I fatti in generale dicono che c'è un flusso migratorio solo verso l'Italia di una masnada di derelitti che fuggono perché sono perseguitati nei loro paesi d'origine, così dice la demagogia ufficiale. Allora, è vero che alcuni effettivamente sono perseguitati politici, ma io ho sempre saputo che... Sono truppe da sbarco, no, lo sappiamo bene. No. Noi facciamo opposizione politica e anche noi siamo perseguitati politici. Anche la signora indonesiana, filippina, là non mi ricordo più, che è stata agli arresti domiciliari per 30 anni, era perseguitata politica, e chi non più di lei è meglio di lei, quella che ha ricevuto il Nobel, adesso mi sfugge il nome, ma quella signora lì non è scappata, è rimasta lì, pure nella sofferenza, nelle difficoltà, eccetera, perché il vero perseguitato politico è quello che fa la lotta politica vera, quello è un perseguitato politico, detto, e se ne va via solo ed esclusivamente quando è a rischio della pelle. Queste sono truppe da sbarco che invece di essere pagati come sono pagati i mercenari servono per creare americani. Il casus, servono per creare il casus, per sensibilizzare, per sensibilizzare le anime, per sensibilizzare ad accettare per una forma mentis sociale e morale. Certo, per accettare quello che invece sarebbe per la logica normale di una mente normale assolutamente improponibile, perché noi l'abbiamo scritto in tante volte, in tante cose, cioè non è possibile le migrazioni dei popoli senza avere poi danni epocali a chi sia a chi lascia il luogo da dove si trasferisce, sia il luogo di insediamento del ma comunque abbiamo qui una congrega di negrieri, l'accordo si capisce perfettamente. Abbiamo la presidente della Camera, va detto abbiamo la negretta, aspetta. E abbiamo il bianco di Castel Gandolfo. Bravissimo. Va detto che i signori che stanno al potere qua, i signori gesuiti, hanno fatto di lavoro il mestiere di negriero per 250 anni. Esattamente. Ma non per modo di dire, oltre che finanziavano i velieri, finanziavano le navi schiaviste, come si chiamavano? Loro e gli ebrei, se la vedevano tra concorrenza con gli ebrei. C'era un tipo di nave che c'aveva un nome negriera, nave negriera. No, c'era un nome proprio specifico, non mi ricordo più in questo momento. Vabbè. Allora, che cosa dire? Allora, questo signore che cosa dice? Dice, questi fuggono dalle persecuzioni politiche, e allora diamogliela buona, ma soprattutto lui dice fuggono dalla fame. Ok, allora, da
Daniela Magnà, allora giustamente, tralascio tutto il resto e poi ci ritorniamo. Che cosa dice... Aspetta, aspetta che questo... Allora, che cosa dice... Il omonimo? No, quale omonimo? Un personaggio indiscutibile. Allora... Allora, ci arriviamo. Allora, che cosa dice il signor Jacques Diouf? Signor Jacques Diouf non è uno qualunque, è il direttore generale della FAO, il quale dice che basterebbe investire 30 miliardi di dollari in tutto il mondo e sparisce il problema della fame. Certamente. Allora, è proprio quello che non vogliono fare. Allora uno dice, ma cazzo, 30 miliardi di euro, di dollari di capitale è una somma. Allora vi dico che gli Stati Uniti l'anno scorso hanno speso 300 miliardi di dollari per fare le varie guerre che loro chiamano interventi di pace, no? Ma soprattutto andiamo a vedere quanti soldi ha il Vaticano, perché questo è importante. Allora, il signor gesuita maronita, non si so bene da che congrega viene, perché vabbè, tira... maronita no. No, vabbè, ma ha parlato dei nostri cari fratelli musulmani l'altro ieri, no? Vabbè. E quindi io perdo il senso dell'orientamento con lui, vabbè, no? Vabbè, vabbè. Non si sa non si sa per chi tiene. Ma i gesuiti non hanno patria. Oh, giustamente. E sono stati infatti i primi globalisti. Hai detto perfettamente. E questa teoria nasce da loro. Hanno fatto anche una politica globalista. Assolutamente, nel 600. Assolutamente, ed è per questo motivo che hanno creato la scissione e la spaccatura interna al Vaticano. Certamente. Cosa che ci ha portato incredibilmente alla crisi mondiale attuale. Dipende da loro. È molto probabile. Dipende in massiva parte da loro. Ma allora, entità dei beni della Chiesa, immobili, solo a Roma la Chiesa Cattolica Vaticana ha un capitale immobiliare di 115.000 immobili, valore stimato all'incirca 200 miliardi di euro, che corrispondono a circa 300 miliardi di euro. Sui quali non pagano né IMU, né tasse, né ICI, né niente. Niente, nessun tipo di tassa, neanche quelli sull'attività. Da quanto lucrano da quei locali, perché sono per lo più locali affittati. Riserve auree. Esattamente. Noi siamo andati anche a spulciare più o meno quanto hanno. Allora, signori, facendo una serie di calcoli che non sto qui a dire, che qualcuno poi se ne vada pure a leggere, praticamente dall'inizio dei tempi ad oggi sono state estratte una certa quantità di tonnellate d'oro, delle quali la massima parte sono andate in tasca al Vaticano. E in questo momento il Vaticano detiene più o meno, ovviamente è molto variabile, diremo la cifra. Molto più e molto meno, ti immagini tutti i calici, le croci d'oro, d'argento, gli oboli, tutte le idiozie. Lasciamo perdere. Allora, i signori detengono circa, tenetevi forte, 60.000 tonnellate d'oro. È un piccolo borgo tutto costruito d'oro. Allora, un signore... Poi tra l'altro va anche detto poi che con tutto quell'oro ci hanno fatto gli investimenti, ovviamente, certo. Perché una volta le monete si potevano emettere le banconote solo se c'avevi l'oro, certo. Quindi avendo la massima parte dell'oro mondiale potevi finanziare la massima parte dell'investimento mondiale. Naturale. E quindi quell'investimento dove l'hanno fatto? In tutto quello che c'è da investire, ma soprattutto nelle massime banche. È naturale. E sono queste qua le massime banche? Sentiamo il nome di queste banche. Allora... La prima è stata la Darier Hanschitt and Commercial Bank del 1796, Svizzera, che è quella che ha finanziato le guerre di Napoleone. Esattamente. Dopodiché, Gruppo Rothschild, la Barings Bank, la City Bank di New York, che adesso è cinese, la John Henry Schröderberg, certo. Bank Germania, e poi tutta una serie di piccole, che non piccole si fa per dire, insomma. Certamente. Quando ci arrivano i soldi del Vaticano diventano subito grandi, piccole che siano, basta che arriva lì un pretozzo e gli dice guarda, e allora insomma c'ha la valigia diplomatica, insomma, per cui nessuno li va a guardare dentro la valigia, per fare diciamo solo una piccola diciamo stima ma molto grossolana,
direi che con tutti i titoli tossici che poi sono stati messi, con i titoli non pagati, inesigibili e quant'altro, emessi dalle banche che sono fallite in America, eccetera, con tutti gli investimenti, l'emissione bancaria in crediti elettronici e tutto il resto, siamo orientativamente più o meno a 1 milione di miliardi di dollari. Perfetto. Così per dare un'idea. Sì. Non andranno mai. Diciamo, siamo prudenziali fra i 500.000 e il milione di miliardi. Che non andranno mai ai morti di fame. Oh, ci siamo arrivati. Allora, uno che ha tutti quei soldi, ma secondo voi non trova il modo di risolvere il problema della fame nel mondo? No, li chiede agli altri, chiede a noi. Li chiede l'8 per mille, il 5 per mille, il 15 per mille, il cazzo che si frega. Li chiedono. Perché? Perché sono preti. Sì. Allora, qual è il sistema? I preti copiati poi dagli ebrei, perché gli ebrei sono venuti dopo, i preti sono quelli primi. Certo. Allora, qual è il sistema? Il sistema Beh no, diciamo che, i mercanti del Tempio c'erano già dal 600 avanti Cristo, però lo facevano in maniera molto più delicata, ma non c'era tutto artigianale. Sì, non c'era tutto questo giro, e poi si mettevano a rischio di essere bastonati dal primo Cristo che arrivava. Di più, comunque potevano prestare i soldi, ma erano a molto alto rischio, perché ogni 7 anni arrivava l'anno sabbatico e la legge annullava, rabbinica annullava il debito. E quindi rischiavano grosso. A me, ad esempio, piacerebbe molto, visto che loro si sono inventati il giubileo, il giubileo dovrebbe finire con il giubileo. È stato Bonifacio VIII. Bravo. Allora, che chissà com'era un Caetani, com'è molto sospettato di avere appartenenze strane. È ovvio. Allora, a parte quello, ogni giubileo dovrebbe succedere questo, che chi ha dei debiti con la città del Vaticano non li dovrebbe pagare più. Non li dovrebbe pagare certamente. Più. Non solo portare l'obolo per fare il giro delle sette chiese per la salvazione dell'anima, dovrebbe essere lui pagato perché è venuto e contribuisce all'ingrandimento, alla maggiore gloria del Vaticano, della Chiesa Cattolica, della religione cristiana, la maggiore gloria della casa del Signore. Mi sono andato a leggere la storia di Enrico Tavolo l'altra notte, è troppo bella. È stato un grandissimo. Poi ne parleremo. Mascherava la sua ribellione nei confronti lui era sotto scacco, doveva un sacco di soldi, lo sai, al Papa. Poi il Papa era il datore di prima istanza, il creditore di prima istanza. E quindi c'avevano i fiorentini che andavano a fare l'esazione, tipo i fratelli Salvo. Certo. Ecco, e a un certo punto lui si è rotto il cazzo, ha detto adesso lo butto sotto la metafora della religione, della religione, e vuoi incurato. E l'hanno incurato tutti quanti. E noi la mettiamo sotto la metafora per il grande io Piriapo, la mettiamo sopra la metafora della religione. La nostra religione ci mette nell'obbligo di onorare le grandi divinità, tra cui il più grandio è Priapo, alla faccia che feconda, dei nostri che feconda la terra. Esattamente. Eccoci in questo reame bellissimo. Esattamente, aspettiamo che sbuchi da qualche parte una divinità silvestre, tipo Diana e compagnia contante, con la quale vedere... Io mi accontenterei anche di una ninfa. Sì, mi basta la ninfa, vedete da questo pertugio qua, capito, una ninfa, roba di questo genere, dalla quale faremo vedere che noi siamo validissimi emuli di del grandio Priapo.